Buongiorno belle donne, oggi ho fatto un altro make-up tutorial con il mio trucco salvavita, nel senso il trucco che mi salva dalle situazioni in cui non so come truccarmi, come abbinare, non so cosa metto, mi vesto così, come mi trucco. Niente, questo sta bene con tutto, sono colori basici, neutri, sui toni del dorato, del bronzo, del marrone. Matita nera, rossetto chiaro, rosato sul nude, quindi direi proprio universale. È il come mi trucco oggi, oddio, oddio, non so cosa fare. Fai questo che è classico e non puoi sbagliare perché sta bene con qualsiasi tipo di abbinamento, con l'elegante, con lo sportivo e appunto si può usare molto bene anche di sera con un bel rossetto rosso. Oggi ci ho voluto abbinare il vestitino blu di Danny Rose, quello in pizzo. Ho una decisa ossessione per il pizzo blu di questa collezione perché lo adoro e ho preso quasi tutto, ho preso la gonna, il vestito, la blusa, cioè non riesco proprio a schiodarmi da quella serie. E niente, spero che il tutorial vi piaccia, vi auguro buona giornata e ci vediamo presto. Ciao! Inizio con il primer applicandolo su tutta la palpebra mobile, il mio fidatissimo Painterly Pot di MAC. Utilizzo questa palettina di The Balm che si chiama Meet Matte e che dentro ha 9 colori tutti matte, uno più bello dell'altro. Indovinate quale uso e quale adoro e quale mi piace di più? Ovviamente questo che è un beige chiaro sui toni del nocciola e è perfetto per la piega dell'occhio come colore di transizione. Ed è un marrone dorato, secondo me piuttosto freddo, però non lo so, ultimamente con i colori non ci prendo tantissimo. Sbaglio spesso a definirli caldi o freddi. A me sembra freddo, comunque è un marroncino dorato, bronzo. Riprendo il mio fidatissimo 224 e vado a sfumare il tutto in modo da amalgamare bene il colore matte che ho steso prima con quello un po' più brillante che ho messo adesso. Da questa palettina, utilizzando un pennellino a penna, quindi con la punta sottile, vado a prendere l'ultimo colore, quello più scuro, e lo metto nell'angolo esterno dell'occhio per dare ancora più profondità e dimensione. Lo stendo anche sulla base, alla radice delle ciglia, perché dopo lì andrò a mettere una matita nera. Io adoro questa matita perché è morbidissima, scriventissima, nerissima, c'è bisogno di spingere, non c'è bisogno di intensificare, cioè fa tutto lei e quindi anzi bisogna andarci anche un po' pianino perché è veramente molto, molto intensa e molto scrivente. Quindi la utilizzo su tutta la parte esterna, faccio una riga sottilissima all'esterno dell'occhio, alla radice delle ciglia e poi nella rima interna e nel superiore e inferiore. Io non sono una grande amante dell'eyeliner, non tanto sugli altri mi piace tantissimo, ma su di me non riesco a vedermelo perché ho il problema della palpebra molto cadente e del resto con l'età tutto tende un po' a cadere. Per cui l'eyeliner, oltre a mettere magari in evidenza rughe, rughettine piccole che ci sono nella palpebra, tende anche a venire nascosto un po' dalla palpebra che cade, e quindi l'effetto alla fine non è bellissimo, per cui non lo utilizzo quasi mai, preferisco fare una riga di matita scura e poi sfumarla in maniera da dare all'occhio un aspetto più definito e allungato senza avere proprio il rigore. Quando uno invecchia si deve trovare qualche espediente, no?
Da ragazza la usavo molto, in realtà. Sempre dalla palettina di Clinique che ho usato prima, il colore più chiaro, questo bianco, che è più luminoso, un pochettino più shimmer e quindi crea il punto luce che a me piace tanto qui nell'angolo di testa. Un po' di correttore nella palpebra inferiore c'era già perché avevo già fatto la base, però vado a intensificare un po'. Questo è sempre il mio Maybelline Instant Anti-Age versione light e lo adoro, mi piace veramente veramente tanto perché davvero ha una consistenza bellissima, copre senza. Del viso vero e proprio, utilizzo questa palettina di Naked, oggi tutto Urban Decay o quasi, questa palettina Urban Decay, la Naked Blush, che dentro ha la terra per fare lo sculpting, il blush e l'illuminante. Prendo un po' di terra e comincio a definire lo zigomo. Ne metto un po' anche sulla fronte. E accorcio anche un pochettino la punta, perché la mia punta scende un po' verso il basso, c'ho un po' il nasone col gobbone che scende verso il basso, e allora questi piccoli accorgimenti servono a minimizzare leggermente. Poi è chiaro che sono solo illusioni ottiche, però hanno il loro perché. Dovrebbe essere entrato in gamma, non credo sia più un'edizione limitata. E mi piace tantissimo, sono quattro tonalità fra il rosa e il pesca, da una più chiara a una più scura, due intermedie, e veramente veramente bello. Anche questo non è scriventissimo, quindi bisogna modularlo bene e caricare abbastanza bene il pennello quando lo si mette all'inizio. Ogni tanto qualche caccola di mascara cade, sfugge al controllo. Oggi utilizzo, oltre alla mia classica perfettina di Neve Make Up, che mi piace tantissimo e che effettivamente funziona molto bene nel tenere bloccato il colore, utilizzo invece del rossetto un'altra matita di Neve Make Up, sempre della serie dei pastello, l'ultima uscita che si chiama Amore. E le ultime due uscite si chiamano Amore Psiche, e sono Amore, questo rosso, rosa, nude, rosato, intenso, comunque visibile, non è un nude chiaro, e Psiche che invece è un marroncino beige molto tenue, ho anche quella, però a questo giro ho deciso di utilizzare questa. La sfumo. È una matita morbidissima, sembra proprio un rossetto, però avendo appunto la forma di matita consente di essere precisissimi nel segnare il contorno e poi di riempire l'interno proprio colorando tutto come se fosse un rossetto. Ed è veramente anche
Non si sente sulle labbra, resiste bene. Se si mangia, si fa colazione, si beve il cappuccino, eccetera. Io mi trucco, poi vado sempre al bar a far colazione, ma non si sposta, rimane lì, bella intensa, bella visibile. Quindi, insomma, sono molto soddisfatta, mi piace molto. Prendo questa matita di Kiko, che è della serie delle Glossy Lips, è la numero 600, quindi un beige chiarissimo, vi faccio lo swatch qua, un beige chiarissimo, molto luminoso, quasi dorato, diciamo, e la applico all'interno, cioè nel centro delle labbra, sia superiore che inferiore. Ecco qua. Bene, direi che per oggi abbiamo finito. Questo, come vi ho detto all'inizio, è il mio trucco salvavita, nel senso il trucco classico, basico, che sta bene con tutto, che quando non so come sistemarmi, dico ok, va bene, oggi non ho fantasia, non ho voglia, non ho voglia di colori, ok, mi butto sul mio salvavita e quindi sta bene con i jeans, sta bene con un vestito elegante, sta bene con qualsiasi cosa. E secondo me dà molta dimensione, profondità e luminosità all'occhio, quindi chiaramente è un trucco che punta sugli occhi e lascia le labbra un pochettino neutre, però per esempio per una serata importante, una serata fuori, una bella cena, eccetera. Si può anche usare un bel rossetto rosso carico opaco che sta comunque bene e che lo rende decisamente un trucco da grandi occasioni. Bimbe, grazie per aver seguito il tutorial, spero che vi sia piaciuto, un bacione, a presto.